Non sei contento dei tuoi colori? Non riesci a trasmettere correttamente le informazioni di colore dal tuo computer a un cellulare o dal tuo computer a un file di stampa? Scopriamo insieme che cos'è che non sta andando per il verso giusto. Facciamo un passo indietro. Originariamente partiamo da quella che è la nostra vista. Dovete sapere che l'occhio umano è in grado di percepire un numero compreso tra 2 e 8 milioni di colori. Questo varia ovviamente in base all'età e alle condizioni della vista della persona interessata. Ora ovviamente noi ci basiamo sulla realtà che ci circonda, per cui abbiamo elaborato quello che è un modello matematico che ci permette di ricreare digitalmente il colore così come noi lo percepiamo. È proprio il caso dello spazio colore Lab, che è lo spazio colore nativo di Photoshop, per esempio, anche se non molti lo sanno, perché è uno spazio colore che non è molto utilizzato. Questo perché non è intuitivo, non è per niente facile da usare. Lo spazio colore Lab permette di codificare circa gli stessi colori che i nostri occhi sono in grado di vedere, per cui è uno spazio colore abbastanza ampio. Non viene usato di frequente, prima di tutto perché è molto ampio e quindi i file risultano pesanti e il workflow ne può risentire. In secondo luogo non è molto utilizzato perché non è facile da comprendere. Infatti questo spazio colore separa le luci dai colori, permette di essere molto incisivo quando si vuole ricreare un colore, ma non è per niente facile farlo in pratica. Abbiamo quindi capito di cosa stiamo parlando quando affrontiamo il tema dello spazio colore. Stiamo parlando di un modello matematico che ci permette di codificare i colori più o meno come li stiamo vedendo. Ci siamo fin qui. Abbiamo capito che cos'è uno spazio colore. Si tratta di un'espressione matematica in grado di ricreare i colori più o meno come noi li vediamo. Qual è il problema però? Come vi ho già detto, non ce n'è uno solo di modello matematico, ce n'è diversi. Per una serie di motivi, innanzitutto perché sarebbe stato impossibile creare un modello matematico adatto a tutti i contesti. Diciamo che ogni contesto deve per forza avvalersi di un modello mirato per quello che è lo scopo finale dell'immagine. Vi faccio un esempio su tutti: la sintesi additiva e la sintesi sottrattiva. Abbiamo la sintesi additiva, che è quella dei nostri display, ovvero io vado ad aggiungere colore, sto aggiungendo luminosità al monitor. Quindi se io aggiungo del colore, il mio risultato finale sarà più brillante, tant'è che se io vado ad agire sui tre canali dei display RGB, che sono rosso, verde e blu, se io vado a portare a 100, a 255 in realtà, tutti e tre i canali, quello che ottengo è il bianco, perché sommando tutti e tre i colori, riempiendo tutti i tre canali del mio monitor RGB, vado a ricreare il bianco. Questa è la sintesi additiva. La sintesi sottrattiva è il contrario e si usa per la stampa. Questo perché? Perché in stampa noi partiamo da un foglio bianco, andando ad aggiungere colore, che cosa succede? Che stiamo togliendo luminosità al foglio, per cui aggiungendo colore io vado a ricreare il nero ricco in particolare, perché se riempio tutti i canali della quadricromia, compreso il canale del nero, se riempio solo il canale del nero ho il nero tipografico, se riempio a 100 tutti e quattro i canali ho il nero ricco, quindi ho il massimo assorbimento della luce da parte del foglio di carta e quindi il foglio di carta sarà nero pece. Quindi già vedete che abbiamo diversi modelli matematici e quindi noi dobbiamo sapere quale utilizzare in base all'obiettivo che ci siamo prefissati. Se non lo facciamo, ecco che i nostri colori non renderanno come vogliamo, perché abbiamo lasciato al caso la resa di questi colori su altri dispositivi, perché ogni dispositivo, se riceve delle istruzioni per capire come deve codificare i colori dell'immagine che riceve, cercherà di riprodurli come noi gli abbiamo detto. Se viceversa queste istruzioni noi non gliele diamo, ecco che ogni dispositivo cercherà di capire da solo quali sono quei colori e quindi ogni dispositivo ci farà vedere l'immagine con dei colori diversi. Ecco perché quando noi andiamo a esportare un'immagine, a trasferirla in qualunque senso, a passarla a un'altra persona, passarla a uno stampatore, metterla su Instagram, mandarla su un altro device, ecco che dobbiamo abbinare un profilo colore alla nostra immagine. Sostanzialmente abbiamo lavorato all'interno di uno spazio colore che può essere più o meno ampio. Al termine dell'operazione diciamo
con che profilo quell'immagine deve essere esportata e quindi con che profilo deve essere letta da altri dispositivi. Questo è importante perché se la stiamo mettendo su Instagram, se stiamo andando sul web, gli diciamo di usare un profilo adatto per Instagram e per il web. Se gli stiamo dicendo che deve andare in stampa, abbineremo un profilo adatto per la stampa in quadricromia o a qualsiasi altro tipo di stampa la nostra immagine sia destinata. Ora, parlando di profili colore, ce ne sono di diversi tipi, ovviamente. Andiamo oggi a vedere soltanto i più comuni. Parliamo innanzitutto di profili colore di lavoro. In particolare vediamo Profoto RGB, che è il non plus ultra dei profili colore, in quanto contiene una quantità di colori veramente spropositata, contiene, pensate, più colori di quelli che l'occhio umano è in grado di vedere. A questo proposito è molto interessante un aneddoto che io imparai durante uno degli innumerevoli seminari di grafica a cui ho partecipato. Avete presente le confezioni della pasta Barilla blu? Adesso l'hanno cambiata, adesso sono diventate azzurrine, però vi ricorderete che originariamente erano blu, era blu intenso la confezione della pasta Barilla. Ora, la confezione della pasta Barilla venne realizzata usando il profilo colore Profoto RGB. Profilo assolutamente professionale, di altissima qualità. Il problema quale fu? Il problema fu che questo profilo colore contiene così tanti colori che la conversione da quel profilo al profilo di stampa risultava impossibile, nel senso che la stampante non era in grado di riprodurre il blu Barilla, quello che si chiama proprio il blu Barilla, non era in grado di stamparlo, per cui scoprirono in fase di stampa, dissero: ma come? Noi abbiamo studiato per mesi e mesi come fare questo blu per la Barilla e in stampa viene fuori completamente diverso. Perché? Non riuscivano a capire, o meglio, sapevano perché, ma non trovavano una soluzione. Alla fine furono costretti ad impiegare una stampante che era una stampante Canon, che era una delle poche stampanti al mondo in grado di stampare quella tonalità di blu. Successivamente non so più che cosa avvenne del blu Barilla, probabilmente trovarono una soluzione per riprodurre quel colore in stampa senza dover ricorrere a stampanti particolari, perché comunque si tratta di una distribuzione di massa. Però questo per farvi capire quanto il profilo Profoto RGB sia capiente, quanti colori sia in grado di farci vedere. Questo è importante perché, essendo un profilo di lavoro, nel momento in cui noi sappiamo che la nostra immagine deve essere lavorata in maniera intensiva, questo potrebbe essere il profilo che fa per noi. Nel senso che un profilo colore che contiene più colori ci permette di lavorare meglio sui nostri colori, in particolare Profoto RGB ci consente di lavorare bene sulla saturazione. Avete presente quando pompiamo al massimo la saturazione su Instagram? Cosa succede? Pixel da tutte le parti, lo schifo. Ok, ovviamente se stiamo lavorando su una foto fatta da un cellulare è una foto che nativamente è con profilo colore sRGB, quindi fa già schifo di partenza e quindi aumentarla a Profoto non le dà più qualità. Cioè, se noi abbiamo un bicchiere e lo rovesciamo dentro una bottiglia, non abbiamo riempito la bottiglia, la quantità di colori che avevamo è sempre quella. Quindi purtroppo portare a Profoto RGB non aumenta lo spazio dei colori su cui possiamo lavorare. Se stiamo lavorando su un'immagine scattata bene, esportarla dal file RAW direttamente in Profoto RGB ci può dare un grosso vantaggio se dobbiamo andare a realizzare un'immagine molto satura. Il secondo profilo che vediamo è Adobe RGB 1998, è uno standard ovviamente realizzato dalla società Adobe, lanciato negli anni 90, è tuttora credo il profilo colore più utilizzato per via della sua immensa versatilità, perché ci consente di lavorare su una gamma di colori un po' più ridotta rispetto a Profoto RGB, però è più versatile, è più leggero, perché avendo meno colori ci permette un workflow più agevole, ci impaccia di meno, fa lavorare, fa faticare di meno la nostra macchina, ed è molto versatile nel senso che da un profilo Adobe RGB io posso molto facilmente passare a sRGB se la mia immagine deve andare sul web, oppure posso passare a un profilo di quadricromia, per esempio il Fogra 39 o il Fogra 27, se la mia immagine deve andare in stampa. Quindi è un profilo comunque versatile, nel senso che se devo fare della post-produzione la regge abbastanza bene, non tanto come Profoto RGB, però la conversione in altri profili è più facile, perché comunque abbiamo un campo più ristretto di colori, quindi è più semplice passare a un altro profilo senza mandare a quel paese tutto il lavoro sui colori che avevamo fatto in precedenza. E questi sono sostanzialmente i profili di lavoro. Abbiamo poi i profili cosiddetti dispositivo, ovvero nel momento in cui io sto guardando un'immagine sul mio telefonino,
c'è un profilo colore incorporato del dispositivo che stabilisce come io devo vedere i colori sul monitor. Quando io sto guardando la televisione, c'è un profilo colore incorporato nella televisione che mi dice come vengono visualizzati i colori sul monitor della televisione. Stessa cosa per i computer, stessa cosa per gli smartwatch, per qualunque tipo di dispositivo noi stiamo utilizzando, avrà un profilo colore incorporato che spesso si può cambiare. Ad esempio, se andate sul vostro computer, si potrà scegliere il profilo colore del vostro monitor, si potrà addirittura profilare il monitor con un profilo personalizzato. Questi sono i profili colore dei dispositivi. Abbiamo infine i profili colore output, ovvero un conto è mentre ci sto lavorando, un conto è la macchina come mi dice che devo vedere i colori a monitor, ma un conto è il profilo di istruzioni che io metto nel mio file nel momento in cui il mio file è finito. Per cui io ho elaborato la mia fotografia e la devo mettere sui social, andrò ad abbinare un profilo colore sRGB, perché sRGB è il profilo colore per il web. È il profilo colore più leggero, contiene meno colori rispetto a Adobe RGB e a Profoto, è quindi più leggero, più adatto per il web. Inoltre mi permette di essere relativamente sicuro che i colori che io vedo saranno riportati fedelmente su tutti i dispositivi. Questo perché? Innanzitutto perché molti browser non supportano correttamente i profili colore, quindi ridurre il nostro profilo colore da Adobe RGB a sRGB ci dà una sicurezza in più, perché molti colori presenti nel profilo Adobe RGB non verranno letti correttamente una volta messi online. Per cui se noi prendiamo un'immagine che ha un profilo colore Profoto RGB o Adobe RGB e la prendiamo e la mettiamo online così, avremo quasi certamente un'immagine più scarica e meno satura, perché molti colori non verranno letti correttamente dai browser e dalla compressione e conversione di Instagram men che meno. Quindi è sempre buona cosa sapere quello che noi stiamo facendo e dire: se la sto mettendo sul web, gli dico che deve avere un profilo sRGB adatto per il web. Al contrario, se io la devo stampare, assolutamente devo segnalare, devo mettere un profilo colore di istruzioni che dica alla stampante, allo stampatore, a chi riceve il mio file: guarda che questo file deve essere stampato e quindi deve essere in quadricromia, non in RGB. È un tipo di profilo completamente diverso. Ora, che cosa succede se noi non portiamo avanti correttamente questa parte del nostro lavoro? Succede che avremo dei problemi, nel senso che un'immagine che non ha un profilo colore, capita ogni tanto quando aprite un'immagine presa da internet e viene fuori il pop-up, questa immagine non ha un profilo colore abbinato e ti chiede che cosa vuoi fare. Vuoi scegliere tu un profilo colore di lavoro da abbinare oppure vuoi continuare senza gestire i colori? Ora qui c'è un po' di discussione su cosa sia meglio fare. In generale io mi schiero dalla parte di quelli che dicono che in questo caso la cosa migliore da fare è scegliere un profilo colore sRGB, per un motivo semplicissimo, anzi due. Il primo motivo è che io non voglio lavorare senza un profilo colore, perché se io non metto un profilo colore all'immagine su cui sto lavorando, sostanzialmente me ne sto fregando della gestione colore e quindi avrò dei problemi dopo. Perché una volta che io ci ho lavorato e la voglio mettere da qualche parte, che sia sui social o che sia in stampa, un profilo colore glielo devo dare. Quindi tanto vale farlo prima di cominciare a lavorare, così ho il controllo di quello che sto facendo, piuttosto che dopo. Perché se io lavoro e dopo decido il profilo colore, i miei colori possono cambiare. Quindi era meglio farlo prima. In secondo luogo, se la mia immagine non ha un profilo colore, è molto, molto probabile che venga da internet, quindi profili colore non supportati, io la scarico e non ha un profilo colore incorporato, oppure che venga da una fotocamera low-end, un cellulare vecchio, un dispositivo non prestante. Per questo motivo, se io gli metto un profilo colore sRGB, vado abbastanza sul sicuro, perché convertendolo in un altro profilo potrei modificare i colori. Quindi, visto che probabilmente se non ha un profilo è stata comunque creata in sRGB, abbinando un profilo colore sRGB io probabilmente la sto modificando il meno possibile. Quindi per questo motivo, quando trovate un'immagine e non sapete che profilo, no, o quando non ha un profilo, secondo me la cosa migliore da fare è partire col profilo sRGB. Questo quando abbiamo un'immagine di partenza bruttina, ovviamente. Nel caso in cui invece stessimo lavorando nel modo giusto, partiamo dal principio. Noi abbiamo una fotocamera, bella, vero? Scattiamo tutto in RAW, vero? Ovviamente. Allora, se stiamo scattando in RAW, dovete sapere che il RAW è originariamente un file che non è composto da pixel. Quindi, originariamente, nel momento in cui andiamo a scattare la fotografia, non è soggetto alle regole dello spazio colore, perché non ne ha ancora uno.
Ok, un file RAW è composto solamente di numeri. Siamo noi quando lo esportiamo che lo trasformiamo in un'immagine composta da pixel e quindi ogni pixel dovrà avere i tre canali con dentro la profondità colore, per cui se la esportiamo in RGB, per esempio, esportiamo un'immagine in RGB, avremo la scelta di esportare con 8 bit per canale, per esempio, se stiamo esportando un JPEG, oppure 16 bit per canale se stiamo esportando un file, per esempio, PSD o TIFF, perché dobbiamo fare della post-produzione più invasiva. Quindi abbiamo la possibilità di scegliere. Abbiamo la possibilità di scegliere anche un profilo da abbinare al RAW, ovvero nel momento in cui noi apriamo Lightroom piuttosto che Camera Raw, piuttosto che un qualunque software di editing dello sviluppo digitale, la prima cosa che dovremo fare è abbinare un profilo alla nostra immagine. Questo perché? Allora, di default, per esempio, se stiamo usando Adobe, il profilo abbinato standard è Adobe Standard, cioè Adobe ci sta dicendo, guarda, con questo profilo te la cavi quasi sempre perché è un profilo standard che non dovrebbe darti problemi. Qual è il fatto però? In questa fase dello sviluppo digitale noi stiamo ancora abbinando un profilo per cui stiamo facendo una modifica assolutamente non distruttiva che però può portare dei benefici, quindi è bene farlo, perché se io scorro i profili che ho a disposizione per il mio file RAW è possibile che ce ne sia uno che si avvicina già di più al risultato finale che io voglio ottenere. Per esempio, se vogliamo caricare o desaturare i colori, sicuramente troviamo qualcosa che vada già nella direzione che ci siamo prefissati. E in questo momento lo stiamo facendo senza perdere qualità nella maniera più assoluta, quindi è bene sceglierlo questo profilo piuttosto che lasciarlo quello standard, perché quello standard diciamo che va sempre bene, ma se noi vogliamo lavorare in una direzione specifica, scegliere un profilo ci permette di incamminarci nella direzione che abbiamo scelto senza perdere assolutamente qualità, quindi è assolutamente da fare. Una volta che noi abbiamo selezionato un profilo, non abbiamo ancora scelto il profilo definitivo della nostra immagine, perché stiamo ancora lavorando sul RAW, quindi siamo ancora in ambito numerico. Questo è importante, il profilo lo sceglieremo dopo. Se guardiamo per esempio nella parte bassa del modulo di sviluppo di Camera RAW, vediamo che abbiamo questo pannello che ci permette di scegliere una serie di opzioni, tra cui ci permette di scegliere i bit con cui vogliamo esportare la nostra immagine una volta fatto il nostro sviluppo, e ci consente di scegliere il profilo colore con cui la vogliamo esportare. Quindi in questo momento, finché noi siamo all'interno di Camera RAW, non c'è ancora un profilo colore, non c'è ancora una profondità, o meglio, i RAW sono a 14 bit, quindi se noi andiamo a esportarli in JPEG andiamo a perdere qualcosina. Se invece li esportiamo in PSD o in TIFF possiamo mantenere la qualità originale. Ne va da sé che se abbiamo un'immagine che è finita all'interno di Lightroom o di Photoshop possiamo esportarla in JPEG così com'è senza preoccuparcene in 8 bit, perché tanto è già un'immagine finita, scegliendo il profilo colore corretto ovviamente. Se invece sappiamo che dobbiamo fare del lavoro intensivo su quell'immagine, potrebbe essere buona norma non esportarla in JPEG ma esportarla in PSD, quindi in formato nativo di Photoshop se sappiamo che la dobbiamo aprire in Photoshop, o comunque in TIFF se vogliamo mantenere una profondità colore più alta, o se vogliamo comunque evitare la compressione JPEG perché sappiamo che dobbiamo farci dei lavori dopo aver esportato l'immagine. Parlando di Photoshop, è importante a questo punto capire anche come funziona. Se noi andiamo nelle impostazioni abbiamo una sezione dedicata a come Photoshop si comporta riguardo ai profili colore. In particolare vediamo che possiamo decidere se Photoshop ci deve avvisare quando rileva, quando apre o importa o copia e incolla un'immagine che non ha un profilo colore o che ha un profilo colore diverso da quello di destinazione. Per cui, per esempio, se io apro un'immagine senza profilo colore, Photoshop mi avvisa, mi dice questa immagine non ha il profilo colore. Che cosa vuoi fare? Vuoi mettergliene uno tu o vuoi continuare senza profilo colore? Lo impostiamo sempre da questo pannello. Oppure io ho aperto un documento che è in Profoto RGB, voglio trascinare dentro il mio progetto un'immagine che è in sRGB, Photoshop mi avvisa, mi dice attenzione, guarda che stai importando una foto che ha un profilo colore diverso e i colori potrebbero cambiare, come vuoi procedere? Vuoi convertire la tua immagine in Profoto RGB? E quindi possiamo procedere in questo modo, ma con la massima consapevolezza, perché Photoshop ci avvisa sempre qualora ci siano due profili colore che confliggono tra loro oppure una mancanza di profilo colore, per cui un'immagine a cui debba essere assegnato un profilo per continuare a lavorare correttamente.
ovviamente. Ora è anche possibile modificare ovviamente il profilo colore di un'immagine che abbiamo già aperto o assegnargliene uno. È possibile convertire un'immagine in un altro profilo colore, si può scegliere se stiamo lavorando in RGB o in scala di grigi, che però non si usa quasi più, oppure in quadricromia. Una volta che noi abbiamo deciso se vogliamo stare nell'ambito dell'RGB o nell'ambito della quadricromia, possiamo andare su assegna profilo e assegnare un profilo alla nostra immagine, oppure possiamo convertire la nostra immagine da un profilo colore a un altro. Ora, nel momento in cui abbiamo un'immagine priva di profilo colore, possiamo andare ad assegnarglielo. Nel momento in cui invece abbiamo un'immagine che ha un profilo colore, andiamo a convertirlo. Questo processo non è privo di conseguenze, nel senso che di solito non succede niente, o quasi, o meglio, succede qualcosa ma non è percepibile né dai nostri occhi né nella destinazione finale. Quindi se non notiamo niente vuol dire che l'operazione è andata a buon fine e basta. Se però ci rendiamo conto, perché comunque gli occhi li usiamo e la testa pure, se ci rendiamo conto che convertendo un profilo la nostra immagine è cambiata ed è cambiata troppo o in una direzione comunque che non è auspicabile, quello che facciamo è che andiamo a fare una microcorrezione, perché se i nostri colori vengono modificati con la conversione profilo, ma noi dobbiamo uscire con quel profilo perché dobbiamo stamparla, per esempio, andiamo a modificarla lievemente. Dobbiamo anche tenere conto di una cosa, ovvero la differenza tra la sintesi additiva e la sintesi sottrattiva, per cui che cosa succede nel momento in cui io vado online con un'immagine? Che probabilmente la vedrò molto simile a come la vedevo sul monitor, perché è un tipo di dispositivo similare, funzionano entrambi con la sintesi additiva, quindi ho meno problemi volendo. Nel momento in cui io invece vado a stampare un'immagine, ecco che possono esserci dei problemi in più, e in particolare per quella che è la mia esperienza vi posso dire che un'immagine stampata sarà quasi sempre più scura di come la vedete a monitor. A me è capitato molto spesso di avere delle stampe che erano troppo scure, nonostante io avessi detto allo stampatore facciamo la prova colore come si faceva una volta, perché io ricevo, allora nella fattispecie si trattava di album per delle band, quindi io non sono un disegnatore, io ricevo l'artwork da un disegnatore per la copertina, do per scontato che sia corretto, nel senso che un disegnatore mi aspetto che mi abbia dato un disegno con i colori corretti già per la stampa, perché voglio dire, io so che deve essere stampato, anche il disegnatore sa che deve essere stampato. Errore! I disegnatori non sanno niente, i disegnatori disegnano e basta, i disegnatori queste belle cose che vi ho appena detto sui profili colore non le sanno, i disegnatori sanno che deve essere stampato, sì, perché gliel'hai detto, ma sanno che dovevano darti un'immagine in quadricromia? No, non lo sanno, ti danno un'immagine in sRGB, anzi a volte addirittura senza il profilo colore, non lo sanno, non ne hanno la minima idea, per cui è colpa nostra. Per cui che cosa succede? Io mando in stampa un file con il disegno originale che mi ha mandato il disegnatore e viene sbagliato, viene troppo scuro. Io chiedo apposta allo stampatore se si può fare la prova colore, lo stampatore puntualmente mi risponde no, la stampa colore si faceva 20 anni fa, siccome costa per me che devo stamparla, adesso non la facciamo più. Quindi siccome io non ho nessuna intenzione di andarci di mezzo io perché il disegnatore non ha abbinato il profilo colore corretto, che cosa succede? Che siccome io sono più bravo del disegnatore, faccio un ragionamento a differenza sua. Guadagno anche di più del disegnatore, quindi ci sta che questo ragionamento lo faccia io e non lui. Faccio un ragionamento e dico, viene sempre troppo scura. La guardo e dico, beh, attenzione, stiamo parlando sempre di album per delle band, quindi la copertina spesso è molto contrastata, è molto forte, quindi io la guardo e dico, ok, contiene molti neri. Questa viene troppo scura, matematico, lo so già che viene troppo scura, ho già esperienza in quest'ambito e lo so già che viene troppo scura e so già che il disegnatore non ci ha pensato. Per cui che cosa faccio? La converto io in quadricromia, abbino il profilo colore corretto per la stampa, dopodiché vado anche a fare delle micro regolazioni, perché io la guardo e dico sì, ok, adesso ho il profilo giusto, però io lo so che viene troppo scura e quindi la schiarisco io, non lo dico neanche né al cliente né allo stampatore, perché io so che se la schiarisco di un tot verrà giusta, se la lascio così verrà troppo scura e poi il cliente se la prende con me e lo stampatore dirà, ah, io ho stampato quello che ho ricevuto e non c'entro niente, perché è sempre così. Quindi è una cosa che dobbiamo fare noi, dobbiamo pensarci, perché se abbiamo la consapevolezza di questa cosa ce la giochiamo meglio, caschiamo sempre sul morbido. Ora, io la schiarisco di un tot e non è detto che sia sempre perfetta, però un conto è se io l'avessi stampata così com'era, veniva troppo scura ma matematico, veniva tutta nera. Io la schiarisco di un po', magari esagero, la schiarisco un po' troppo, magari non la schiarisco abbastanza, viene un pelino troppo scura, però di sicuro non viene fuori il disastro che verrebbe se io non facessi niente.
Quindi queste sono tutte cose che è importante sapere, per questo ci vuole una buona consapevolezza degli spazi e dei profili colore e di come vanno utilizzati. Nel momento in cui noi deleghiamo questa cosa a terzi, al disegnatore, allo stampatore, al device di un amico, al computer di un'altra persona, a una stampante, ognuna di queste entità farà quello che può per interpretare i colori e lo farà di solito nel modo sbagliato. E la colpa è nostra, perché noi sapevamo, adesso che avete visto questo video non avete scuse, noi sapevamo quello a cui stavamo andando incontro, sapevamo come porvi rimedio, se l'abbiamo fatto, bravi noi, se non l'abbiamo fatto, ragazzi, è colpa nostra. Sarà molto difficile poter dire a un cliente, ma io non lo sapevo, perché nel momento in cui dite una cosa del genere il cliente dice, allora non sei un professionista, io non ti pago. Noi invece dobbiamo dire un'altra cosa al cliente, gli dobbiamo dire io lo sapevo e infatti te l'ho schiarita. Ho chiesto una prova colore allo stampatore, lo stampatore ha detto no, io sapevo che sarebbe stato necessario farla, quindi se c'è un problema io ho fatto tutto quello che potevo. Mi sono anche confrontato con lo stampatore chiedendogli una prova colore, non me l'ha voluta fare, quindi se la stampa è troppo scura è colpa del disegnatore che non ha abbinato il profilo corretto e dello stampatore che non mi ha ascoltato quando ho chiesto una prova di stampa. Io ho fatto tutto quello che potevo. Ovviamente, come sempre. Io spero veramente che questo video vi sia servito a qualcosa, che abbiate imparato qualcosa, che abbiate acquisito una maggiore consapevolezza e che da adesso in poi cerchiate di usare il flusso di lavoro corretto quando andate a lavorare delle immagini. Ripetiamolo ancora una volta. Flusso di lavoro corretto è, io scatto in RAW perché voglio la massima qualità possibile, perché scalare la qualità posso sempre, ma recuperarla non posso mai. Quindi scatto in RAW, ho la massima qualità possibile. All'interno del mio software di editing di sviluppo digitale abbino un profilo colore alla mia immagine in maniera tale da avvicinarmi al risultato che voglio senza cominciare già ad avere una caduta qualitativa. Faccio il mio sviluppo digitale, arrivo più vicino possibile al risultato che voglio. A questo punto ho un bivio davanti, perché se la mia immagine è finita posso esportarla con il profilo colore già output, quindi posso scegliere se abbinare un profilo colore sRGB per il web oppure un profilo colore di quadricromia per la stampa e la esporto generalmente in JPEG o in TIFF se deve essere una stampa fine art, ma non succede quasi mai, di solito in JPEG 8-bit. Invece se devo continuare a lavorare la mia immagine, la cosa migliore che posso fare è aprirla, esportarla direttamente in formato PSD, in Photoshop oppure in TIFF a seconda dei casi, di solito in Photoshop che è nativo di Photoshop quindi è meglio, e posso scegliere un profilo colore adeguato e una profondità colore adeguata. Se voglio lavorare con la massima qualità possibile sceglierò il profilo colore Profoto RGB a 16 bit e quindi potrò andare a fare della post-produzione molto invasiva, molto pesante sulla mia immagine perdendo meno qualità perché ho uno spazio colore più ampio all'interno del quale lavorare. Se voglio invece essere versatile, perché devo fare della post-produzione ma non così tanto invasiva, posso comunque esportare un JPEG magari con un profilo colore Adobe RGB 1998 che va benissimo, è un'immagine comunque di qualità, è un'immagine su cui posso lavorare perché il profilo colore Adobe RGB ha uno spazio di colori che mi consente di lavorare abbastanza bene, posso scegliere tra 8 e 16 bit, quindi posso rimanere a 16 bit se voglio lavorare sui colori, voglio fare della post-produzione un pochettino più invasiva e poi posso esportare in 8 bit per il web quando ho finito o convertire in quadricromia. Se è un'immagine che deve andare sia sul web sia in stampa, Adobe RGB probabilmente è la scelta migliore perché è il profilo più versatile, mi consente un'ottima conversione sia per il web sia per la stampa, quindi è vantaggioso e essendo uno spazio colore più limitato rispetto a Profoto pesa di meno e mi dà meno problemi di conversione perché ha dei colori che sono gestibili, sono molto più gestibili. Attenzione, se abbiamo lavorato in Adobe RGB come io auspico, non vi consiglierei mai di lavorare direttamente in sRGB, vi consiglio sempre di lavorare in Adobe RGB, però attenzione perché qui c'è il trucco. Nel momento in cui esportiamo le nostre immagini in Adobe RGB e le esportiamo per il web, dobbiamo convertire in sRGB, perché altrimenti le immagini vanno su Instagram e sono scariche. Quindi sappiamolo, convertiamolo prima. Uguale se dobbiamo andare in stampa. Convertiamo le immagini per la stampa, le convertiamo con profilo colore. Io vi consiglio il Fogra 39, che è uno standard, oppure il Fogra 27, che era lo standard prima del 39. Quei due vanno quasi sempre bene. Comunque chiedete al vostro stampatore. Io spero veramente che da questo video abbiate imparato qualcosa, vi invito a iscrivervi, a lasciare un like a questo video se così è stato e rimanete sintonizzati perché ci vediamo alla prossima.